Eccoci dunque alla finitura del terreno. Stiamo andando a fare la finitura del terreno prima del trapianto. Vedete, dalla parte di là dove abbiamo fatto la baulatura, qua stiamo andando a fare la nostra finitura con la nostra interatrice. L'interatrice è una Forigo DG35400, 4 metri di larghezza, circa siamo quasi intorno ai 30 quintali di peso, rulla a gabbia per un discorso di versatilità, per lavorare anche col terreno umido e non avere problemi di che il terreno si attacchi sulla rete, o in caso di rullo packer andare a creare uno specchio, una lastra praticamente, che dopo quando si secca diventa cemento. Per versatilità abbiamo montato questo rullo a gabbia classico. Abbiamo detto macchina da 4 metri che pesa quasi 30 quintali, agganciata al nostro 130. Siamo con la guida satellitare in RTK, stiamo andando a finire le passate che ci mancano nel nostro campo. Abbiamo passato l'erpice dopo la rattura, quindi abbiamo già livellato abbastanza bene il terreno. Questa macchina gradisce una sgrossatura un po' del terreno prima di venire utilizzata. Come funziona l'interatrice? L'interatrice praticamente, vedete questo gruppo enorme di riduttori, questi gardani grossissimi, questa struttura, è una macchina che va molto 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 a impegnare il trattore. Come funziona? Allora, noi stiamo andando a 1 km/h avanti di là. Questa dentro alla cassa c'è un rotore tipo quello della fresa a coltelli, però le zappe sono fatte diversamente e gira inversamente al moto del trattore. Quindi il trattore gira per di là, questo l'asse della fresa ruota inversamente, la chiamiamo fresa per praticità. Dietro a questa praticamente gira, dopo andiamo a vederla anche giù, gira la terra ruota, viene lanciata su una griglia vibrante. Questa griglia vibrando va a posizionare la terra più grossa sotto e quella più fina sopra. Quali sono i vantaggi in confronto a una fresa, a una zappatrice diciamo normale? Questa non fa suolo, perché girando inversamente il terreno non viene schiacciato, ma bensì viene strappato da sotto, fatto ruotare e sistemato dietro con una sola passata. Questa macchina qua è fatta per lavorare con una passata, quindi velocità molto ridotta. Stiamo andando a 1 km/h perché è già stata livellata e sgrossata dall'erpice, se no andremo via a 0,4-0,5 km/h, però con una passata va a fare la finitura del terreno. È utile molto, perché in questo caso adesso siamo in primavera, quindi il terreno è anche un po' umido, ma in estate, cioè passi una volta l'erpice, una volta la fresa, l'erpice, la fresa, una volta, fai 20 passate e vai a seccare molto il terreno. Invece questa macchina qua, una passata, il terreno per gravità, quello umido, è più pesante, quindi va giù, sopra viene messo quello più soffice ed asciutto, si va a stratificare il terreno, si migliora, sia si riduce lo stress per il trapianto e sia si va a creare una stratificazione del terreno e quindi si agevola la radificazione delle piante. Vedete, presa di forza, 1000 giri, cloche a destra, guida automatica e si va a fare questa lavorazione. Questa macchina qua per la nostra azienda è diventata fondamentale, perché praticamente di solito dietro alla penatrice c'è sempre un operatore che va a sistemare magari qualche piantina che trova la zolla, il terreno non è proprio perfetto. Invece qua si va a creare
un letto di trapianto praticamente perfetto. L'erpice fa un ottimo lavoro, la zappatrice fa un ottimo lavoro, qua andiamo a fare un letto perfetto, ovviamente impostandola correttamente. Andiamo a vedere un po' di parametri della macchina. Vedete qua il terreno è un po' più asciutto in confronto di là, assorbe meno potenza, siamo intorno ai 20 litri ora di gasolio istantaneo. Trazione integrale attaccata, perché? Perché noi stiamo tirando avanti, ma l'interatrice ci sta tirando indietro. Cioè, se io vado a fermare la macchina, l'interatrice ci tira indietro. Dietro non c'è una livella come nella fresa normale, ma bensì ce ne sono due che vanno a proprio, una va a finire il terreno, l'altra va a comprimerlo anche, e dopo il rullo lo va a arieggiare. Si notano differenze sulle piante una volta piantate? Sì, tantissime. L'irrigazione si nota molto, che il terreno assorbe, al posto di subito magari dai una botta di acqua e subito l'acqua corre giù, invece qua il terreno assorbe molto di più dopo questa lavorazione. Macchina che al massimo lavora una profondità di 30 centimetri, adesso noi non la stiamo facendo perché non ci interessa, ma tante volte noi la utilizziamo anche su sodo. Quindi adesso facciamo il primo ciclo, sul secondo, terzo, quarto ciclo andiamo a utilizzarla su sodo, su dove ci sono anche parecchi residui della lavorazione precedente, e noi andiamo a utilizzarla con una passata, prepara il terreno pronto al trapianto. Macchina secondo me eccezionale. Guardate che lavoro perfetto, c'è il terreno come esce fuori, vedete? Là è stata passata la rotante ed è, diciamo, accettabile per me, però io voglio che sia così, perfetto. Dopo noi andremo a trapiantare su un terreno che è perfetto, sul letto di trapianto senza nessun difetto. Quando si va a ridurre tutte quante queste cose, allora il raccolto, ho un letto perfetto, il trapianto viene fatto perfetto, la pianta reagisce in maniera diversa. Vediamo se si riesce a vedere, vedete come la terra non viene buttata in avanti, ma bensì viene ributtata dentro. Ovviamente doppia cassa in Hardox perché la terra viene buttata sulla cassa, quindi dentro là ci sono due casse in Hardox. Frizioni ce ne sono tre, una per parte e una centrale, in modo che i colpi della macchina, perché la macchina girando rovescia, se prende un colpo, cioè ti spacca la presa di forza del trattore, quindi prima di arrivare il colpo sul trattore viene bloccata dalle due frizioni sui gardani della fresa. Telaio fisso, quindi i due elementi non sono oscillanti ma bensì sono agganciati fissi, e una macchina che, come sentite, è veramente veramente fondamentale per i nostri trapianti. Adesso stiamo andando anche abbastanza spediti, 1 km/h, nostra 130, che in presa di forza ricordiamo fa 158 cavalli. Vedete, a disposizione abbiamo il nostro verde scuro qua e va a 158 cavalli, nonostante i 4 cilindri. Abbiamo ovviamente davanti una zavorra a 10 quintali per aiutare il nostro sollevamento a lavorare, e adesso andiamo a finire questo campo, che vi ricordo qua andremo a trapiantare, e là abbiamo preparato in previsione delle piogge la baulatura. Vedete tutti quanti i colmi sistemati. Sì, qua non sarebbe necessario la guida in RTK, si riuscirebbe tranquillamente a fare con
un SF1, cioè con una guida meno precisa, però noi avendo la guida in area di capo usiamo quello. La vedete, abbiamo già seminato e già coperto. Tanti su questa macchina qua montano il rullo a rete, però per la mia azienda che va a trapiantare tutto l'anno, anche se è bagnato, se è secco, se piove, se bisogna, ci vuole qualcosa di più versatile, ed è questa gabbia qua. Ed è satellitare che ci ricorda che siamo arrivati a fine campo. Va a fare il colmo. Cosa da non fare mai con questa macchina qua è arrivare a fine campo e girare, perché ovviamente girando al contrario una parte tira di più, una parte meno, e si va praticamente a impiantare ancora di più. Quindi bisogna sempre venire giù dritti, girarsi e ripartire praticamente quasi dritti, e dopo le testate si fanno dopo. Vedete che riparto sempre cloche a destra, memoria, farla sempre partire in alto in modo che prenda giri, perché ha anche molti più giri in confronto a una fresa normale, cioè il rotore gira molto più velocemente rispetto a una fresa normale, in modo da creare molto movimento e andare a sistemare perfettamente il terreno. Macchina questa qua della Forigo, loro sono tanti anni che fanno queste macchine qua. Questa è del 2015, quindi quest'anno fa 5 anni di lavoro. L'anno scorso è stata revisionata completamente, perché noi veramente la usiamo sempre. Una volta che si prova e si utilizza una macchina così, stiamo parlando dell'orticoltura, difficile secondo me tornare indietro. Cioè, una volta che si prova ad andare a seminare, a trapiantare con un terreno praticamente perfetto, è difficile. Noi abbiamo anche la rotante, la fresa a zappe, però la finitura la vogliamo sempre fatta con questa macchina qua. Vedete, i rulli sono regolazione idraulica. Io faccio lavorare la macchina rovesciata in questa maniera qua, perché qua la griglia che vibra, quindi va a interrare bene le zolle grosse sotto, se la facciamo lavorare così. Se lavorasse dritta andrebbe a interrare meno. Allora la faccio lavorare abbastanza rovesciata e tengo la profondità con i rulli che in questo caso ho messo su B, in modo da andare bene B, o il 2 qua, distributore 2, in modo da andare bene a regolare. Macchina che secondo me, se non prepara bene il terreno, è perché è regolata male, perché i rulli, le livelle, il terzo punto e tutte queste robe qua. Però adesso io vorrei, anzi lo facciamo, vi porto a vedere la profondità di lavoro di questa macchina. Vedete, nonostante ci sia tutto il terzo punto allungato, guardate la profondità che sta facendo, la terra che sta portando avanti con la livella, e guardate la finitura del terreno, guardate che soffice che è il terreno, guardate la profondità. Aspetta, che visto che abbiamo un attimo di tempo, andiamo anche a alzare,
così vi mostro qual è la stratificazione del terreno, di cosa stiamo parlando. Là. E mi tolgo la GoPro dalla testa, così vi mostro ancora meglio. Eccolo qua. Vedete sotto le zolle più grosse, le zappe, vedete, sono fatte diversamente. La macchina al centro lavora a zero, quindi si chiude perfettamente. Sotto le zolle più grosse, man mano la terra più fina. Vedete i due dischi che portano dentro. Qua vediamo se riusciamo a mostrarvi. Eccola qua. La griglia vibrante. Ok. Una prima livella, la seconda livella, vedete, con tutte le sue regolazioni. I rulli più larghi della macchina. Vedete la profondità di lavoro che va a fare. Questa è la quantità di terra che si porta avanti in preparazione. Vedete le zolle più grosse sotto e man mano vedete come sono stratificate fino a sopra qua, è polvere praticamente. Vediamo anche se si vede, eccola qua, vedete la zavorra da 10 quintali davanti e la nostra 130 e anche i rompitraccia. Vedete il telaio che si va, gli elementi non sono flottanti ma si vanno proprio a bloccare su un telaio suo. Guardate i riduttori. Qua abbiamo una frizione, una di là e una anche sul gardano centrale. E questa è la macchina. Adesso torniamo all'interno. Guardate, vi mostro la finitura che fa sul terreno. Questo è un terreno passato con l'interattrice e questo è passato con la rotante. Vedete? Comunque c'è qualche zolla sopra. Invece guardate l'interattrice. Bam! Perfetto. E soprattutto soffice. Invece qua, vedete, qualche zolletta. Il terreno è preparato bene, però qualche zolla, vedete, resta sopra. Quando l'elemento di trapianto, vedete, tipo anche qua, arriva, trova la zolla, questa qua, che vedete che è qua nascosta, tac, la pianta si rovescia. Invece con l'interattrice trova un terreno perfetto, come questo di qua, e il trapianto viene fuori perfetto. E si risparmia un operatore dietro che sistema le piante. Guardiamo anche la nostra 130, eccola qua. Io adesso risalgo sul trattore e andiamo avanti. Spero vi sia piaciuto il video, ringrazio tutti quanti e al prossimo.